Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta e cavolfiore risottata. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono cavolfiore, pasta, olio, cipolla, alici marinate, peperoncino, aglio, dado bimbi, parmigiano ed acqua. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a tritare il parmigiano. Mettiamo il parmigiano all'interno del boccale. Lo andiamo a tritare per 7 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il nostro parmigiano, senza lavare il boccale andiamo ad aggiungere mezzo litro d'acqua andiamo a posizionare il cestello e andiamo a cuocere per 20 minuti temperatura varoma velocità 1. Adesso andiamo a togliere il cavolfiore dal boccale e lo mettiamo da parte. Senza lavare il boccale, aggiungiamo la cipolla, l'aglio e il peperoncino. Lo andiamo a tritare per 3 secondi a velocità 7. Prendiamo un po' sul fondo andiamo ad aggiungere l'olio e le alici e andiamo a cuocere il tutto per 3 minuti 120 gradi velocità 3. Adesso andiamo ad aggiungere il cavolfiore. Andiamo a insaporire per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere il dado. Mettiamo l'acqua. Mescoliamo
mescoliamo un po' con la spatola. E andiamo a far bollire l'acqua. Sette minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere la pasta e l'andiamo a cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 8 minuti, quindi 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il parmigiano, mescoliamo leggermente con la spatola e amalgamiamo per 1 minuto. A velocità antiorario, velocità soft. La nostra pasta col cavolfiore è pronta. Andiamo a impiattare. Pasta e cavolfiore risottata. Grazie e alla prossima ricetta.